Ciao da Giuseppe di Piano Segreto e bentornato al corso di armonia jazz e moderna. Oggi parliamo delle dominanti secondarie. Una delle differenze sostanziali tra la musica di più facile ascolto, quella pop mainstream, e il jazz è la presenza in brani tonali, quindi costruiti attorno ad una tonalità chiave, di note esterne a questa tonalità. Queste note sono presenti sia negli accordi, sia negli assoli che nelle melodie e danno una sonorità particolare, ci fanno sentire delle tensioni aggiuntive, tensioni che poi ovviamente ci danno il desiderio che vengano risolte magari sulla scala nella tonalità più vicina. Naturalmente le note che non derivano dalla scala di partenza non servono soltanto per aggiungere dissonanze strane o per far suonare più jazz un brano o per allontanarlo dal pubblico che vuole solo ascoltare una bella canzone, ma servono anche per comporre brani più ricercati e per creare delle transizioni magari da una parte ad un'altra che risultino più interessanti. Per creare insomma stupore, una tensione maggiore e riequilibrare un po' il pezzo, anche per renderlo meno noioso, diciamocelo. Perciò tutte le regole che abbiamo visto nelle lezioni precedenti e quelle future che vedremo, ricordati che valgono comunque per qualsiasi genere musicale. Questo è un corso dedicato al jazz, utilizzeremo molti accordi alterati, nona bemolle, nona diesis, eccetera, come abbiamo visto, ma stringendo anche nella musica pop, anche se vengono utilizzate soltanto le triadi, valgono le stesse regole. Anche nella musica più semplice, quella dei cantautori, nelle canzoni da spiaggia, insomma tutta la musica moderna gira attorno a queste regole, quindi ricordati che studiarle non serve soltanto per il jazz, ma anche per capire come funziona tutta la musica di oggi. Abbiamo visto quindi che una canzone, un brano qualsiasi, tonale, è costruito utilizzando gli accordi di una scala maggiore o una scala minore, quindi dalla tonalità maggiore o la tonalità minore. Abbiamo così 7 accordi per la scala maggiore, quindi tonalità minore, e 7 accordi o 7 accordi nella tonalità minore. Abbiamo visto anche come un brano sia un viaggio che parte dalla tonica, attraversa la sottodominante, arriva alla massima tensione che è la dominante e poi risolve, quindi c'è questo viaggio, però in realtà molto spesso troviamo degli accordi che non fanno parte della tonalità, non sono in questo elenco di 7 accordi che rappresentano per esempio il Do maggiore, quindi Do maggiore settima, Re minore settima, Mi minore settima, Fa maggiore settima, Sol settima di dominante, La minore settima, Si semidiminuito e infine di nuovo Do maggiore. Abbiamo quindi l'armonizzazione della scala maggiore con i suoi 7 accordi e se un accordo non fa parte di uno di questi accordi qui, è successo qualcosa. Le strade qui sono due. Ci troviamo davanti a un bivio. Potrebbe essere un'aggiunta armonica o una sostituzione armonica. Vediamo che cosa sono queste due cose. Parliamo di aggiunta armonica quando viene effettivamente preso un accordo e viene inserito in mezzo ad altri accordi del brano senza però toglierne nessuno. Questa aggiunta crea una sonorità differente, un cambio di colore. Non altera quindi il senso del brano, ma magari aggiunge un momento di tensione aggiuntiva oppure un cambio di direzione per andare verso una sezione differente. Un esempio molto chiaro per chi ha studiato, conosce un po' il jazz, il blues, è proprio la struttura del blues di 12 battute, che inizialmente era formato soltanto da accordi di settima, 3, quello costruito sul primo grado, sul quarto e sul quinto. Che cosa è stato fatto poi? Il blues si è evoluto, è stato modificato, aggiungendo accordi utilizzando le regole della musica tonale. Quindi che cosa è stato fatto? È stato fatto durare un accordo un po' meno, sono stati aggiunti altri accordi per creare delle variazioni. Il ritmo armonico diventa più veloce, ci sono più cambi di accordi, non viene alterato il senso generale del pezzo, si riesce ancora a percepire che è un blues, ma con qualcosa in più. Ecco, ora parlando di blues potremmo tuffarci in un nuovo oceano e dover fare mille esempi diversi. Le regole per l'aggiunta di questi accordi sono tantissime, le vedremo poi, ma era un esempio insomma che calza a pennello. Un brano formato da 3 accordi si può trasformare in un brano formato da 12 accordi e queste sono tutte aggiunte armoniche. La seconda strada, come ti ho anticipato prima, è la sostituzione armonica.
Parliamo di sostituzione armonica quando un accordo presente nel brano viene sostituito da un altro accordo che ha comunque la stessa funzione, quindi ditonica, sottodominante o dominante. Come al solito, le regole ci sono, ma non è obbligatorio rispettarle. Può anche non avere la stessa funzione armonica, purché l'effetto sia efficace e comunque piacevole. Ricordiamoci che il padrone assoluto resta sempre l'orecchio. Grazie alle sostituzioni armoniche si può variare moltissimo un brano, si può creare un arrangiamento diverso con sonorità differenti, oppure proprio riarmonizzare il brano, quindi personalizzarlo a tal punto da renderlo quasi irriconoscibile dalla sua versione originale. In questo caso parliamo di riarmonizzazione del pezzo, che viene quindi in un certo senso stravolto, si allontana molto dalla sua versione originale, mantenendo comunque la melodia il più fedele possibile all'originale. Cosa c'entrano quindi le aggiunte armoniche e le sostituzioni armoniche con le dominanti secondarie? Ecco, le dominanti secondarie sono un accordo che può essere utilizzato come sostituzione armonica o aggiunta armonica. Che cos'è quindi una dominante secondaria? È un accordo di dominante, per questo dominante, che viene costruito sul quinto grado di un accordo che noi prendiamo in considerazione, l'accordo target. Facciamo un esempio molto semplice. Siamo in tonalità di Do maggiore. La dominante del Do maggiore è il Sol settima. Qual è la dominante secondaria del Sol settima? Abbiamo detto che l'accordo di settima costruito sul quinto grado di questo Sol. Re settima sarà quindi la dominante secondaria del Sol settima. Parlavamo di queste note aggiuntive esterne, strane alla tonalità. Questo Re settima ha il Fa diesis, che non fa parte della scala di Do maggiore. Quindi questo Re settima, che è una dominante secondaria, ci allontana un pochino dalla tonalità di Do maggiore. Normalmente questi accordi vengono inseriti negli accenti deboli delle battute, o più in generale negli accenti deboli della frase armonica, di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti. Vediamo un esempio di come possiamo utilizzare queste dominanti secondarie come sostituzione armonica. Un giro armonico molto comune sia al jazz che alla musica leggera, alla musica pop, è la progressione primo, sesto, secondo, quinto. Quindi in tonalità di Do maggiore abbiamo Do maggiore, primo grado, La minore settima, sesto grado, Re minore settima, secondo grado, Sol settima di dominante, quinto grado. E suona così. Come visto, abbiamo utilizzato solo accordi che fanno parte della tonalità di Do maggiore, quindi primo, sesto, secondo, quinto, non ci sono note estranee, abbiamo fatto tutto nella maniera più semplice possibile. Ora però ci stiamo rompendo le scatole di questo 1, 6, 2, 5, in questo modo vogliamo creare una qualche variazione o sostituzione. Possiamo utilizzare appunto la dominante secondaria, però per sceglierla bene dobbiamo scegliere prima l'accordo target, quindi l'accordo di arrivo. In questo caso scegliamo il Re minore, il secondo grado, che è preceduto dal La minore, sesto grado. Quindi, Re minore settima è il nostro accordo target. Per trovare la sua dominante secondaria, vediamo qual è il quinto grado. È il La, quindi la dominante secondaria di Re minore settima è La settima di dominante. Possiamo quindi sostituire il La minore che abbiamo in precedenza con il La settima di dominante. E questa è una sostituzione armonica tipica nel jazz. Molto spesso la progressione 1-6-2-5 ha l'accordo di settima di dominante sul sesto grado. Quindi invece di fare Do maggiore settima, La minore settima, faremo Do maggiore settima, La settima di dominante, Re minore settima, Sol settima.
Vediamo qual è il procedimento. Abbiamo il nostro target chord, quindi l'accordo di arrivo, che è il re minore settima. Che cosa facciamo? Lo consideriamo come un primo grado. Il re, la fondamentale di questo accordo, sarà la nostra nuova tonica immaginaria. Troviamo il quinto grado, quindi l'accordo di dominante, che in questo caso è il La, quindi La settima di dominante, e mettiamo questo accordo prima di questo target chord, che è il re minore settima. Che cosa succede? Che noi creiamo un'aspettativa di risoluzione maggiore verso il re minore. Questo è dato dal fatto che quando ci troviamo su un accordo che è un quinto grado, che come ti ricorderai è un accordo di dominante, la sua caratteristica, la sua prerogativa è quella di risolvere sul primo grado, che normalmente è maggiore o minore. Quindi in questo caso noi stiamo aumentando l'aspettativa di risoluzione sul re minore, che si trova sulla seconda battuta. Quindi partiamo dal do. Questo re minore assume un'importanza maggiore e questa importanza gliela dà la dominante secondaria, la settima di dominante. Perché secondaria? Perché non è la dominante della tonalità in cui ci troviamo, del do maggiore, ma è la dominante di questo re. Quinto grado La, la settima. Tecnicamente dovremmo andare sul re maggiore per avere la cadenza perfetta quinto primo. Invece, per un momento usciamo dal do maggiore, creiamo un'aspettativa di modulazione, quindi di cambio di tonalità, che in realtà non avviene, e cadiamo su questo re minore, che andrà poi all'effettiva dominante della tonalità, per poi ciclicamente tornare sulla tonica. Quindi primo, sesto, settima di dominante, secondo, minore settima, quinto di settima e così via. Attenzione, c'è una regola da seguire per le dominanti secondarie. Affinché un accordo di settima sia una dominante secondaria, deve avere come nota fondamentale una nota che faccia parte della tonalità di impianto. Facciamo un esempio in do maggiore. Abbiamo visto che sul primo grado abbiamo la tonica e sul quinto la sua dominante. Vediamo adesso per le altre note della scala e quindi per gli altri accordi della tonalità qual è la dominante secondaria. Primo grado do maggiore, secondo grado re minore settima. La dominante secondaria di re minore settima è la settima. Il La, la fondamentale di questo accordo, fa parte della scala di do maggiore, quindi della tonalità, quindi possiamo considerarla dominante secondaria. Terzo grado, Mi minore settima. La sua dominante secondaria è Si settima. Quindi, questo accordo, visto che la sua fondamentale è Si ed è presente nella scala, può essere considerato come una dominante secondaria. Fa maggiore settima, che è il quarto grado della tonalità, ha come dominante secondaria il Do settima. Nel caso del Sol settima, la sua dominante secondaria è Re settima. Come vedi, anche in questo caso il Re fa parte della scala di Do maggiore. Nel caso del sesto grado, quindi La minore, la dominante secondaria è Mi settima. Il Mi fa parte della scala di Do maggiore. Sul settimo grado abbiamo il Si semidiminuito. Il quinto grado di Si è Fa diesis. Fa diesis non può essere considerato dominante secondaria del Si semidiminuito, perché la nota Fa diesis non fa parte della scala di Do maggiore e quindi della tonalità. Attenzione a quando suoni effettivamente le dominanti secondarie. Contenendo al suo interno note che sono estranee alla tonalità, è necessario che queste note vengano risolte cromaticamente su una nota della scala di partenza. Evita quindi di fare salti su e giù per la tastiera, ma di collegare le voci al meglio. Per esempio, se abbiamo in tonalità di Do maggiore la successione Mi settima, La minore settima, il Mi settima è la dominante secondaria di La minore settima, e come vedi è presente questo Sol diesis che non fa parte della scala di Do maggiore, che andrà risolto cromaticamente. Per andare alla minore potrà spostarsi verso il La,
oppure verso il sol. Oppure verso il la. Quando sono spartito, quindi troviamo una dominante secondaria, dobbiamo indicarla in qualche modo. Di solito si scrive quinto, sette, quindi accordo di settima, barra, grado dell'accordo di cui effettivamente questo nuovo accordo è la dominante secondaria. Quindi, per esempio, in tonalità di Do maggiore, il La settima è il quinto di settima del secondo del Re, perché è la dominante secondaria di Re. Ecco, per adesso è tutto sulle dominanti secondarie, ti aspetto alla prossima lezione di armonia, quando farò poi una qualche analisi armonica, vedremo effettivamente quali sono e dove sono queste dominanti secondarie. Se il video ti è piaciuto, metti like, iscriviti al canale e ricordati di cliccare anche sulla campanella per essere aggiornato quando pubblicherò nuovi video. Ciao! Thank you.